Se Antonio Ricci mi chiamasse per tornare a Striscia la Notizia non farei di nuovo la velina, l'ho già fatto. Lo afferma Melissa Satta, che invece non esclude di volare negli Stati Uniti per progetti futuri. Ci sto lavorando e ci sono già delle cose in ballo, i budget americani sono tutta un'altra cosa. Poi gli americani sono molto rigorosi sul lavoro. Noi non arriviamo a quei livelli, spiega sul numero di giugno del mensile Maxim, che le dedica la copertina. Fidanzata dell'ex calciatore Bobo Vieri, ammette di non provare fastidio nell'essere definita WAG, showgirl, fidanzate o mogli dei calciatori. È un modo di dire divertente che associa calciatori e ragazze che fanno un lavoro come il mio. Per quanto mi riguarda, questo lavoro lo facevo già prima di mettermi col mio fidanzato, e se a qualcuno non piace, forse è meglio che non si fidanzi con un calciatore.